sta, prova, 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 sta, 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 sta. Sentite? Sta, sta, prova, 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 prova. Quinta giornata di andata, Serie A Beretta maschile, sta, sta, prova, prova, prova. Manca Popolare di Fondi Trieste. Sa, 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 mi sentite? Prova, prova, prova. Oscar Di Manno, ciao, prova, prova. Cos'è? Prova, prova, prova. Manca Popolare Fondi Trieste, quinta giornata, sa, sa, prova. Marco sulla Luna, prova, prova. Sa, 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 sa. Sa, sa, sa. Oh. E sono tre ore che sto a parlare da solo, io gioco. Funge, funge, funge. Vi preghiamo di rimanere. Se tutti le vostre assegnare, grazie.
Campionato contro l'ultima in classifica. Le motivazioni tra Cogli e Trieste sono diverse questa sera, ma l'obiettivo è lo stesso, vincere. Buonasera amiche e amici della Pallamano e benvenuti al Palasport di Cogli. Chi vi parla è Vittorio Cogli, che grazie alla regia di Oscar Di Manno, alle immagini di Luca Napolitano, è pronto a raccontarvi le emozioni di questo anticipo delle 18 al valido per la quinta giornata di Serie A Peretta Maschile, che vede di fronte questa sera la Caccia Cavallari di Cogli e Trieste. Cogli, dopo due partite consecutive, torna a calcare il parquet di casa. La squadra del suo gruppo è reduce dalla sconfitta esterna subita a Siracusa la settimana scorsa con il risultato finale di 25-22. Questa sera l'occasione è quella che rivediamo per la quinta giornata del campionato di Serie A. Per il maschile ospita la Pallamano Trieste. Trieste che ha vinto l'ultima gara giocata in campionato, quella in trasferta contro Cingolo, con il risultato finale di 28-25, e ha ottenuto 6 punti nelle prime 4 giornate. Trieste, che quindi fa parte di quel trenino insieme a Bolzano e Cassano Magnago, che si trova in classifica alle spalle di Bolzano, capolista del campionato, con 8 punti. Il Cogli, se lo dicevamo, è reduce dalla seconda sconfitta per questa partita contro il Rapper di Siracusa, la reduce la voce da 4 punti in consecutivo, che poi è stato il campionato di Panarese, che gola della classifica. Nonostante questo, però, la squadra che ha vinto distanti sconfitti l'unica gara forse da eliminare è quella giocata a Pallamano, la nostra in carica con il mio scappo ha visto a favore di Sarri di 6-16. Vedete dalle immagini che sono proprio per dare via questa quinta giornata andata. Allora andiamo a leggere le informazioni, partiamo dalla squadra ospite di Trieste, si presenta a questo appuntamento con il numero 77 Adam Bratovic, numero 5 Gianluca da Milano, numero 13 Massimiliano Benato, numero 44 Provi da Suoni, numero 7 Gabriele Mazzarolo, numero 12 Marco Jovanovic, numero 9 Alex Berlic, numero 33 Luca Sandrin, numero 15 Alexander Stojanovic, numero 17 Enrico Valdemarin, numero 19 Marco Vicentin, numero 16 Nicolò Zoppetti, numero 18 Davide Parizzato, numero 6 Giacomo Rovati, l'allenatore del Trieste Andrea Carcianese. Il Cogli invece scende in campo con il numero 12 Giovanni Giovanni, numero 11 Arena, numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Ciccolella, numero 6 Piero Di Benedetto, numero 9 Luca Mastella, numero 6 Luca Mastella, numero 39 Gabriele
Adder Monreale numero 17, Nestor Pennacchio numero 4, Valerio Pinto numero 24, Daniele Ponticella numero 14, Dario Zanghirati numero 31, Massimo Moglio Mazzi numero 44, Ivan Dulic numero 88, Luciano Zizzo numero 22, il capitano del Fondi Stefano De Torre, l'allenatore dei Rossoblu, la squadra di casa ovviamente è Giacinto De Santis. Ricordiamo anche quelli che sono gli arbitri dell'incontro, ovvero la coppia arbitrale formata questa sera dai signori Dionisi e Mattorone. Tutto pronto qui al Palasport per la gara tra Fondi e Trieste. Le due squadre tra poco scenderanno in campo. Ne approfittiamo però nel frattempo per andare a leggere quello che è il programma completo di questa quinta giornata, cioè questo anticipo delle 18 appunto tra Banca Popolare Fondi e Trieste, la gara rinviata tra Ecosena e Alpedia Merano a causa di un'accertata positività al Covid-19 tra le fila della formazione meranese. Chiedo scusa, poi la sfida delle 19, quella tra Epan e Bressanone, le tre sfide che si giocheranno alle ore 20, Bressano, Albatro, Siracusa, Junior Fasano, Raymond Sassari, Sonificio, Ivan Molteno, Bolzano, poi il big match delle 20:30, quello tra Cassano Magnago e Conversano per i vertici alti di questa classifica. È iniziata la sfida tra Fondi Trieste qui al Palasport, la squadra ospite a gestire il primo pallone dell'incontro. Godis, primo pallone fra le mani dei suoi, che lui ha 24 anni, 195 centimetri, di nazionalità lituana. Il pallone qui che sono andato a prendere proprio il 44 di Trieste, quindi 9 metri per la formazione Giuliano. Sandin, Godis, Rovatin, il tiro di Rovatin, la risposta, la bella risposta di Maxim Bojovac, riparte Fondi con Ivan Bulic, poi De Benedetto appoggia ancora su Bulic che scarica per capitan Stefano De Torre, il fallo poi guadagnato dal numero 22 in casacca rossoblu. Fondi in possesso di palla, Bulic, De Benedetto, Zizzo, De Benedetto e poi Bulic, fa circolare lentamente il pallone la formazione allenata da coach De Santis. Ponticella è indietreggiato per appoggiare i suoi in fase di attacco, poi De Benedetto, De Torre deve accelerare il tiro, la conclusione Fondi, De Benedetto le finte, prova ad impugnarsi tra le maglie biancorosse e da guadagnarsi un fallo, 9 metri per Fondi, battuto e si è ripreso quindi a giocare. De Benedetto, Bulic, De Benedetto, il tiro di De Benedetto, la risposta di Marco Milovanovic che fa ripartire Trieste. Occhio qui che De Torre del Fondi stava per recuperare il pallone, poi commette fallo il capitano rossoblu e va a guadagnarsi la prima ammonizione del match. Stefano De Torre si è ripreso a giocare, Trieste con il pallone tra le mani. Giacomo Rovati, Godis, Sandin, ora Godis, il tiro del lituano, la palla che termina alta sulla la porta difesa da Maxim Bojovac, si salva qui Fondi che adesso riparte con De Benedetto, si appoggia su Zizzo, prova la palombella, non si lascia ingannare però Milovanovic, è ripartito Trieste con Rovati che prova una finta, però c'è un compassi da fare per la squadra di Carpanese. È ripartito Fondi, è ripartito con De Benedetto che viene messo giù, non c'è fallo, l'arbitro lo lascia continuare, Bulic prova ad impugnarsi, Ivan Bulic prova a guadagnarsi un tiro da 7 metri, Ivan Bulic che giunge a questo appuntamento come miglior marcatore dei suoi, miglior marcatore dell'intera Serie A Beretta con 35 reti realizzati, un dato sottolineato da Giacinto De Santis, positivo solo in parte per il ragazzo, ma non tanto per la squadra, perché significa che i suoi non stanno giocando da squadra. Qui sbaglia il numero 44 di Fondi che si lascia influenzare da Milovanovic, c'è una ripartita di fronte, Trieste ne approfitta e va a segno con il numero 13 Massimiliano Di Nardo, quindi 1-0 per Trieste. Massimiliano Di Nardo che realizza la prima rete dell'incontro. Fondi quindi costretto a rincorrere adesso
sono già trascorsi quasi 4 minuti nel corso di questo primo tempo. De Benedetto all'indietro per Vulic, difende bene la formazione di Trieste. De Benedetto, Vulic, non ci sono molti spazi, quindi si appoggia ancora De Benedetto su Zizzo, poi sempre De Benedetto con il pallone, perde palla Conti, perde un altro pallone con Conti, e quindi Trieste in contropiede, però sbaglia tutto Trieste con il numero 19, il capitano Marco Visentin. Qui pallone ancora però sciupato da Conti, Trieste ne approfitta e recupera. Molti errori sia da una parte che dall'altra in questo avvio di gara, con il Trieste che conduce. Però ricordiamo che Conti poco fa ha anche sbagliato un tiro da 7 metri con Ivan Muric, che ha praticamente sparato dalle gambe di Milovanovic, che poi l'ha bloccata con i grandi piedi. Trieste in attacco, qui una giravolta su se stesso di Davide Squodis. Trieste in attacco, Sabino prende un buon pallone Luciano Zizzo per Conti, e quindi si appoggia su Vulic, che fa tutto da solo per mettere il pallone dentro del 1-1, trova la parità Conti, buon pallone recuperato in difesa da Luciano Zizzo, che si è appoggiato sul compagno trovato numero 44, che in azione solitaria è andato a pareggiare. Vittorius risponde benissimo al tiro alla controffensiva di Trieste, ripartito con Di Vulic, becca Ponticello, 5 metri, si gira Ponticello con un passo lento, la mette dentro, 2-1 Conti in un amen, trova il sorpasso, più uno per la squadra di De Santis. Buona azione questa con Vulic, che è andato ad imbeccare proprio il compagno, si trattava di Daniele Ponticella, ex capitano del Gaeta, 6 metri, ha trovato il pallone, si è girato in un istante, andava a mettere il pallone alle spalle di Milovanovic, qui buona difesa di Conti, arriva però un 2 minuti per Stefano Dettore, che già prima si era beccato una munizione, quindi Conti in inferiorità numerica adesso, e ci sarà un 9 metri a favore di Trieste. Siamo in questo momento e si è ripartiti qui al Palasport di Conti. Drakovic, Rovatin si appoggia su numero 5 Gianluca Dapiran, che poi viene messo giù. Vediamo cosa decideranno i direttori di gara. Nel frattempo bisogna però asciugare il parquet per non correre ulteriori rischi. E 20 sul cronometro, ci sarà un tiro dei 7 metri a favore di Trieste, sul punto di battuta si è portato Adam Bratkovic, 26enne di nazionalità slovena, arrivato quest'anno tra le fila della Labarda, e sfida Bratkovic contro Marc Voljovac, palla dentro 2-2, la ripareggiata Trieste. Stati forse anche problemi con il pallone che hanno dovuto cambiare. Si riparte comunque 2-2 tra Fondi e Trieste, partita in sostanziale equilibrio, le squadre che non si stanno studiando a dire la verità in questo primo avvio, tant'è che hanno commesso molti errori, molto propositive entrambe le formazioni, ovviamente ci sono motivazioni diverse questa sera in palio, anche se poi l'obiettivo è lo stesso, vincere. Trieste per ambire alle posizioni alte di classifica, e Conti per smuovere la propria classifica, dato che si trova praticamente a 0 punti al fanalino di coda, come abbiamo detto in apertura di questo campionato. 9 metri intanto per la formazione allenata da Giacinto De Santis. Vulic si mette in solitario e va a guadagnarsi un altro fallo.
frattempo c'è un richiamo dell'arbitro nei confronti della difesa di Trieste. Vulic, il palo di Vulic, aveva praticamente uno spazio di tiro ridotto, Ivan Vulic ci ha provato lo stesso, sfortunato, la palla si è stampata sul palo e si è salvato qui il Trieste, che è ripartito con Rovatin, poi Ratkovic, ancora Rovatin, Godis, tiro palla della formazione allenata da Andrea Carpanese, che quest'anno ha vestito un roster di tutto rispetto, tutto sicuramente a togliersi grandi soddisfazioni. Brutto pallone di Ratkovic per Gianluca Dapiran, che però l'aveva, era riuscito a mantenere in campo, anzi no, si trattava, scusate, di risentire. Nove metri per Trieste. Codis si appoggia su Giacomo Rovatin, uno dei punti di riferimento della nazionale italiana. Si scambiano di posizione qui, mantenuta per stazione di Trieste, poi Rovatin va alla conclusione, qua va però la deviazione di una maglia rosso-blu, quindi c'è stato un corner a favore di sempre ancora di Trieste. Quodis prova a liberare il destro, non ci riesce, è fermato benissimo dalla difesa di Fondi, c'è anche la segnalazione di passivo, quindi deve accelerare l'azione di finalizzazione Trieste. Il tiro di Quodis si oppone, Maxi Codivas riparte, Fondi poi però è rimasto a terra Daniele Ponticelli, quindi il capitano Stefano Dettore, capitano di Fondi, ha invitato i suoi un attimo a ritardare l'azione, la possibile azione di contropiede, in modo da ragionare con i compagni in attacco. È stato anche Luigi Arena nel frattempo, lo vedete adesso con il pallone tra le mani, che dialoga con Ivan Vulic. Arena in posizione di terzino sinistro, ancora Luigi Arena, è tutto da solo, provata dalla conclusione, viene messo giù, si guadagna il fallo, arriva anche un 2 minuti fischiato dai direttori di gara. Si tratta di Massimiliano Di Nardo, numero 13. Però ancora non esce dal campo, allora no, forse abbiamo visto male da qui, mi era sembrato che l'arbitro avesse animato proprio con il gesto delle vite 2 minuti, evidentemente no, perché Di Nardo rimane in campo e il Trieste dal punto di vista numerico è al completo. Fondi comunque in possesso di palla, Dettore, Arena, ancora Dettore all'indietro per Ponticella, che indietreggia molto per aiutare i compagni nella manovra. Dettore, il tiro quasi all'improvviso del 22 rosso-blu, nulla da fare, palla che termina fuori, è ripartito Trieste, Rovati, i 9 metri, ragiona adesso la squadra di Carpanese, Rovati, un sottomano, bel gol qui, Giacomo Rovatin che va a infilare Maxi Bogliuvas praticamente sotto le gambe, 3-2, più 1 per Trieste, con Igena in attacco, Ivan Vulic, il tiro di Vulic, la palla che dà un'illusione ottica del gol, va a similare sulla parte esterna della rete, riparte la formazione ospite con Quodis che prova a fare tutto da solo, va a guadagnarsi il fallo Davide Quodis, quindi 9 metri per Trieste appena battuto. Sandrin, fallo in attacco di Sandrin, c'è stato uno sfondo da parte sua, si approfitta Fondi, Rettore, Vulic, Arena, ragiona ora la squadra di Giacinto De Santis che deve rimontare la rete di svantaggio. Vulic, Arena in posizione centrale, dialoga con De Torre nello stretto, poi Vulic, sempre Arena, 1-6-0 per Trieste in difesa. Arena all'indietro per Vulic che si appoggia su Zanghinati che poi spara su Milovanovic. Palla sempre in possesso della formazione di casa. Arena Vulic, ancora Luigi Arena, su De Benedetto, Ponticella, De Benedetto, poi Vulic per Arena, per 9 metri Arena, le finte di Arena, il tiro di Arena, si oppone Milovanovic, c'era stato però un fallo e qui
quindi 9 metri a favore di Fondi, viene ancora una volta chiamato l'intervento dello spazzolone. Si riprende a giocare, buon avvio, che altro molto propositivo da parte di entrambe le squadre, che fino a questo momento non si sono per nulla risparmiate. Adesso il Fondi con Arena, prova poi Di Benedetto, che va a mettere il pallone dentro, 3-3, vero Di Benedetto, classe 96, ex River Plate, arrivato quest'anno a Fondi, il gol nel frattempo di Trieste, 4-3, dicevamo Di Benedetto è arrivato quest'anno a Fondi, lui che fino allo scorso anno giocava tra le file del River Plate in Argentina, vanta anche esperienze con la nazionale albiceleste under 18. Fondi nuovamente comunque a rincorrere lo svantaggio di più 1, perché sul 3-3 di Del Benedetto però risponde subito alla formazione alla Barda. Sempre Del Benedetto va a pareggiare 4-4 qui al Palasport, con 13 minuti che se ne sono andati. Robatin, Voljuvac, che cosa fa? I pressi di un gatto, Maxim Voljuvac. Un gatto Maxim Voljuvac, toglie il pallone dalla rete, un tiro quasi beffardo quello di Robatin, poi Cella, servito più 6 metri, non riesce a girarsi, è ripartito Trieste in attacco, la traversa, si salva più Fondi che respira, l'errore da 6 metri da parte di Gianluca Dandilan, e poi è arrivata la rete con Fondi, 5-4 più 1 per la formazione allenata da Gianluca De Santis. Robatin, Sandin dialogano nello stretto i due, fa vedere Massimiliano Di Nardo, Gianluca Dabilani si oppone ancora una volta splendidamente come un muro, Voljuvac, uno dei migliori insieme a Volic nella prima di campionato del queste prime quattro uscite stagionali, buone le sfide quelle contro Bolzano più al Palasport, magari buona la sfida anche all'esordio contro Conversano, giocata bene anche l'ultima sfida contro la Pavese Siracusa, ecco, forse dicevamo in apertura, l'unica partita che può eliminare è quella persa contro il Sassari per 26-16, dove ha subito 10 gol di scatto nel risultato finale. Tra l'altro alla vigilia del match anche il coach di Trieste, Andrea Campanese, ha sottolineato come il Fondi fino a questo momento abbia raccolto molto meno rispetto a quanto fatto vedere. Trieste in attacco, il tiro del 77 Adam Ratkovic, si è opposto Voljuvac, Fondi che si è riportato in azioni di attacco. Arena, De Benedetto e Luigi Arena, circolazione a ragionare adesso della formazione di casa. Arena prova una volta con una serpentina a eludere la difesa di Trieste, non ci riesce, va però a guadagnarsi un fallo dei 9 metri, ci sono ancora però problemi con il pallone di gioco, già la seconda volta che succede questa sera. Adesso è stato cambiato, si potrà riprendere a giocare tra poco. 5-4 il punteggio, 16 sul cronometro, mancano esattamente 14 minuti al termine di questo primo tempo.
tra Banca Popolare di Fondi Trieste, con il Fondi adesso a gestire questa manovra in fase di attacco. Vulic, De Benedetto, all'improvviso il tiro, poi Ponticella raccoglie la respinta di Milovanovic, nulla da fare di parte di Trieste, perde però Fondi Alto con il numero 3, Francesco Cascone. Trieste però in attacco con Zarkovic, poi Sandrin e Rovati. Ancora Rovati, poi Sandrin, a 0 anche per Fondi. Sandrin si accoglie su Zarkovic, un po' lo spazio per andare a liberare il mancino dalla posizione di ala destra. Ancora Trieste che non molla il pallone, segnalazione di passivo, deve affrettarsi a concludere, palla scaricata su Nardo, che è riuscito a procurarsi un tiro dei 7 metri per i suoi. Ancora una volta si presenta il duello tra Bratkovic e Vojvodic, tiro di Bratkovic, la palla termina dentro, Trieste ritrova il pareggio 5-5 qui al Palasport tra Banca Popolare di Fondi e Pallamano Trieste. Punto su punto, Fondi adesso in attacco, Arena, De Benedetto, ancora De Benedetto, Vulic, non ci sono molti spazi però, allora ha provato a scaricare su Cascone, non c'è riuscito poi De Benedetto, Arena, le serpentine classiche del classe 2003 di Fondi, acquistato lo scorso anno dalla Tellana Handball, quindi alla sua seconda stagione qui con la maglia di Fondi. Tra poco ci sarà un 9 metri. Ponticella, Diago Logan nel frattempo con Vulic, forse stanno parlando su qualche possibile opzione di attacco. Adesso che il gioco riprenderà, 9 metri battuto, Fondi che attacca. Cascone, De Benedetto, Arena, ancora De Benedetto, il tiro di De Benedetto che spiazza Milovanovic, on fire, on fire, tiro De Benedetto, 6-5. Mettere nuovamente la freccia per la formazione di Giacinto De Santis. Zarkovic in posizione di ancora Rovatino, sempre Adam Zarkovic. Qui un'azione spettacolare di Trieste che poi ha trovato con la conclusione al volo. È andato a rimettere il più uno per Fondi, 7-6, due gol nel giro di praticamente neanche 10 secondi. Al bel gol al volo di Davide Squodis ha risposto di Giavena. Prova di essere sempre in fase di attacco. Bratkovic prova a fare tutto da solo, Bratkovic libera il mancino e con una sorta di svirgolata è andato a mettere il pallone alle spalle di Maxi Vojvodic, bella rete però da parte dello sloveno numero 77 di Trieste. Il punteggio, quindi adesso con il pallone tra le mani del Torre. Vulic, ancora Stefano del Torre, De Benedetto, fa vedere Ponticella all'indietro per Vulic, poi del Torre, non riesce a scaricare sulle ali i Fondi,
scende bene in quella zona, riesce quindi sempre costretto a ricorrere per decentrare la formazione di De Santis. Vettori, Vulic, De Benedetto, le finte di De Benedetto in grandissima forma questa sera, 8-7, quarta rete per Piero De Benedetto, praticamente ha segnato la metà del gol di Fondi fino a questo momento. Buona gara da parte sua stasera. De Santis ovviamente si aspetta una risposta positiva, soprattutto da un punto di vista collettivo di squadra da parte dei suoi, fino a questo momento sono aggrappati ai gol di Ivan Vulic senza comunque portare punti a casa. Ci sono 7 metri nel frattempo che è stato fischiato a Trieste il fallo commesso da Stefano De Torre su Adam Bratkovic sul punto di battuta. Si accinge ad andare Gianluca Dapiran. Dapiran, le finte di Dapiran, la palla sulla traversa, la palla sulla traversa, si impenna in aria e grazie a Fondi, errore da parte del numero 5 di Trieste, quindi spreca l'occasione per puntare i suoi sul risultato di pareggio, sul risultato di parità di 8-8. Fondi adesso ha l'opportunità invece di portarsi per la prima volta sul più 2 nel corso del match, nel corso di questo primo tempo. Vulic, De Benedetto, si fa vedere De Torre. De Benedetto, regista e finalizzatore questa sera del Fondi, stava andando praticamente quasi tutto da solo. Vulic, il tiro di Vulic, qui una forzatura, palla che appunto è stata deviata, gli arbitri dicono di no e quindi riparte Trieste. Con Quadis che trova la rete nel 8-8. Azione spiegata in attacco di Fondi del possibile più 2. E Trieste non ha perdonato. È riportato il match sui binari della parità. Si è preso a giocare qui al Palasport. Benedetto, De Torre, Vulic, De Torre, non ci sono spazi però perché la difesa di Trieste è veramente arcigna. Arriva il time out chiamato da Giacinto De Santis e noi andiamo con un piccolo spot pubblicitario. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. SAIM, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Terminate quindi le consultazioni da parte dei giocatori e con i corrispettivi allenatori, si ritorna in campo con il Fondi che potrà gestire questa azione di attacco. Risultato di 8-8, quello tra Banca Popolare Fondi e Trieste. E si riprende a giocare in questo preciso istante. De Torre, Pennacchio in posizione di ala sinistra, lui che in realtà è un'ala destra. Pulic, Pennacchio, il tiro di Pennacchio che la mette dentro e si toglie la prima soddisfazione personale. Adesso il Pennacchio 9-8 per Fondi, Trieste ora è sotto. Krasovic vuole liberare il mancino, poi si appoggia su Robatin. C'è Cuodis, fermato da Francesco Castone. Fallo fischiato a favore di Trieste. Robatin, Krasovic, ancora Krasovic, si appoggia su Robatin, poi Cuodis e sempre Robatin. Il tiro di Robatin troppo centrale per poter impensierire Maxim Boliuvaz. C'era stato però un fischio da parte dei direttori di gara e quindi c'è 9 metri per la formazione giuliana. Segnalazione di passivo. Quodis, il tiro di Quodis, la palla termina dentro. Conclude nel migliore dei modi questa azione Trieste. 9-9 quando mancano esattamente 5 minuti al termine di questo primo tempo. Adesso in attacco con Ivan Bulic, poi De Benedetto, De Torre, ancora Bulic, si appoggia all'indietro per Daniele Ponticella. De Torre, si vuole indietro per De Benedetto, non riesce ad avanzare per la conclusione della formazione di De Santis. Bulic sui 6 metri, trova Ponticella che si gira per un attimo, non riesce a trovare il pallone del 19 che è sbattuto sulla coscia sinistra di Marco Milovanovic. Palla termina fuori, nulla da fare per la formazione di De Santis. Qui c'è Somano, fulmina c'è il sereno di il numero 5 di Trieste, Gianluca Dapiran. Della formazione ospite a trovare il sorpasso. Quindi adesso che manovra in attacco, De Torre, De Benedetto, Bulic, ancora l'argentino. Sempre De Benedetto, Bulic. Cascone beccato da Vulic sui 6 metri, si guadagna un fallo. Molto ostica la difesa di Trieste che sta concedendo veramente pochissimo al Fondi, soprattutto sugli scarichi laterali. Quindi De Torre, il tiro l'aveva anche indirizzata bene il capitano di Fondi, ottima risposta. E qui nel frattempo il contropiede lanciato da Milanovic, da Milovanovic per Adam Bratkovic che non ha perdonato, e allora il Trieste che va a trovare il 2. Capovolgimento di fronte, avete visto però il fallo commesso da Vicentin che quindi si è beccato 1-2 minuti. Trieste adesso in inferiorità numerica. Mancano all'incirca 2 minuti e mezzo al termine di questa prima frazione di gara. Ce lo ricordiamo ancora una volta, vale la quinta giornata di andata del campionato Serie A Beretta maschile di pallamano.
attende il fischio dell'arbitro, arriva in questo momento, quindi si riprende a giocare. Fondi con la sfera di gioco in proprio possesso. De Benedetto, Vulic, Pennac, poi Vulic, De Benedetto, anzi Arena, trova lo spazio Arena, la mette dentro. 11-10, è meno 1 per la Banca Popolare Fondi. Quando ci accingiamo agli ultimi due minuti di questo primo tempo, Trieste in attacco, Bratkovic, provati, fallo fischiato per Trieste, 9 metri, 2 minuti fischiato a Francesco Gasconi, quindi Fondi in priorità numerica. Codis, Rovatin, ancora Codis, Bratkovic per Giacomo Rovatin, per liberare di Mancino, Bratkovic non ci riesce, poi perde palla a Trieste, può approfittare adesso Fondi per andare a tentare di realizzare 11-11, c'era stato però un time out fischiato da Carpanese, quindi nuovamente mini spot pubblicitario per noi. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Eccoci qui al Palo Sport, terminati i time out, ultimo minuto e mezzo, un ultimo minuto e mezzo nel corso di questo primo tempo, pallone però tra le mani di Trieste, che quindi staziona in attacco e avrà l'opportunità di andare a concludere a rete poi per il possibile più 2, per il possibile 12-10. Codis, Rovatin, Bratkovic con il mancino, trova un bellissimo pallonetto che va a scavalcare Voljuvac, che poi se la prende con se stesso e con la propria difesa. 12-10, più 2 per Trieste. Fondi nuovamente costretto a rincorrere il doppio svantaggio. Vulic per Ponticella, ragiona con calma la squadra di De Santis, ultimo minuto a disposizione prima dell'intervallo. Arena, De Benedetto, Vulic, ancora Arena, le finte di Arena, che personalità di questo ragazzo, che personalità di Luigi Arena. 12-11, azione tutta personale e palla dentro. Arena porta tutti i suoi sul meno 1. Ma Trieste adesso può gestire con calma questi ultimi 15 secondi scarsi prima di andare a riposo. Il gol però si è regalato adesso dal numero 5 Gianluca Dapiran. 13-11,
Il tiro di Vulic forzato, la palla termina alta, si conclude qui il primo tempo tra Banca Popolare di Fondi e Trieste, con il risultato a favore della formazione ospite per 13-11, 10 minuti di intervallo e poi ci ritroviamo qui per il secondo tempo tra Fondi e Trieste. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta.
Ci siamo oggi come c'eravamo oltre. Eccoci collegati con il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Trieste. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 13-11 a favore della formazione ospite. Adesso la quella di casa che può attaccare. Arena per De Benedetto, poi ancora Arena. Un palo guadagnato da Fondi dai 9 metri. Battuta di Ponticella. Fondi che quindi staziona ancora in attacco. Siamo girati De Benedetto, il tiro di De Benedetto, la palla sporcata da una deviazione ferma dentro, si porta subito sul meno uno, ma quindi ripresa Fondi. E Chiesa adesso che deve attaccare. Provati Codis. Cambia di posizione con Novak. Il tiro di Quadis, bella elevazione e bel tiro del 44 di Trieste, la palla che è terminata dentro. Fondi che si riporta in attacco e trova la rete.
Lucia Arena. Metri fischiato qui a favore di Trieste. Ancora i duri muli con il pallone in proprio possesso. Giacomo Rovati e finte, poi si appoggia dall'altra parte per Bratkovic. Sabrino si guadagna un 9 metri. Di Nardo battuto in questo momento. Sandrin, il tiro di Sandrin, di Luca Sandrin. Nulla da fare, annullata l'azione in attacco di Trieste. Fondi costretto a rincorrere il gol di svantaggio. Bulic, Arena, ancora Ivan Bulic. Cambiano ancora i due, poi De Benedetto. Arena per Bulic centrale, sempre Piero De Benedetto che si appoggia sui 6 metri con Nigena, la palla termina dentro dopo un flipper impazzito con il pallone che ha preso palla traversa, palo traversa e poi è andato dentro. 14-14, ristabilisce la parità a fondi con Daniele Ponticella dopo una buona azione corale da parte di tutta la squadra rossoblu. Il Trieste qui trova una bellissima rete con Gianluca Dapiran. Quindi porta il Trieste sul risultato di 15-14 dall'altra parte, ma rapida risposta di De Benedetto che però si è visto di fronte la risposta di Milovanovic. Ancora da Piran, trova la rete del 16-14 che viene convalidata e arriva anche un 2 minuti ai danni di Luigi Arena che sul tentativo di tiro del numero 5 di Trieste si è opposto in maniera scorretta secondo la coppia arbitrale, questa sera lo ricordiamo è composta dai signori Dionisi e Maccaroni. Più due quindi per Trieste, Fondi adesso che deve gestire questo doppio svantaggio. Una partita che come abbiamo detto nel corso del primo tempo si sta combattendo sin dall'inizio punto su punto, già dalle prime partite le squadre non hanno iniziato a risparmiarsi. Quindi è un match che sarà, ci auguriamo, apertissimo fino alla fine per lo spettacolo di chi è qui al palazzetto e di chi ovviamente ci segue da casa. De Benedetto, De Torre, Fondi in attacco, De Benedetto si appoggia su Nestor Pennacchio che taglia tutto il campo, si appoggia su De Torre. De Torre prova a imbeccare sui 6 metri Ponticella che viene fermato e arriva a un 9 metri fischiato a favore della Banca Popolare Fondi. Ancora una volta l'intervento dello spazzolone, purtroppo il Fondi ha rinunciato all'uscita di Voljovac per mettere un altro uomo in campo, Fondi che sta ancora scontando la squalifica dei 2 minuti. È riuscito a giocare Fondi con il pallone tra le mani, De Torre, De Benedetto, ancora De Torre per Daniele Ponticella. Bulic perde il pallone, Bulic ne approfitta Trieste che riparte, Bratkovic fermato da De Benedetto che resiste alla carica del numero 6 di Fondi che prova la conclusione, trova la risposta di Voljovac. L'arbitro però ha fischiato con molta probabilità un tiro di 7 metri a favore di Trieste, vediamo se così sarà.
7 metri, no, 9 metri per Trieste. Aveva fischiato la prima carica di De Benedetto l'arbitro, quindi 9 metri per Trieste, ci ha battuto la formazione in maglia bianca a gestire questo pallone. Boris Giacomo Rovatin, Boris tra Trieste, questa azione in attacco, perde brutto pallone qui Trieste e Fondi può giustamente respirare e Lettore le invita i suoi a salire con calma perché c'è tutto il tempo di questo mondo per andare a pareggiare questa partita. Monticella, De Torre, De Benedetto, Zanchirati viene prima guardato, poi non viene servito. De Benedetto, De Torre, Monticella, Vulic all'indietro per De Benedetto, un altro pallone, un altro brutto pallone perso da Vulic come quello di prima, sinonimo forse di scarsa concentrazione in questa fase da parte del croato. 44 di Fondi, Quadi si tira la palla, si stampa sul palo esterno e si salva ancora Fondi. Tanti legni presi questa sera dalla formazione di Carpanese, sfortunata sotto questo punto di vista. Quello gol di Fondi, nel frattempo Fondi De Benedetto che è in caduta, ha trovato un'ottima palombella che è andato a scavalcare Milovanovic. Tutti si aspettavano il fischio da parte dell'arbitro, invece poi De Benedetto si è inventato questa palombella, questo lob a scavalcare il portiere avversario, portando quindi Fondi sul meno uno. Trieste però attacca, Fondi adesso con una difesa più aggressiva fa chiudere qui la schermaglia di divise rosso-blu. Ratkovic, Sandrin la prova a cercare il pivot in attacco, anzi si trattava del 5 da Piran che stava quasi ricoprendo il ruolo di pivot per i suoi. Rovatin, un tiro, un fulmine a ciel sereno che spiazza completamente Maxim Bobiwaz. 17-15 e Trieste nuovamente sul più 2. Vulic, De Benedetto, Fondi con il pallone tra le proprie mani. Arena, De Benedetto e Vulic. Sfortunato qui Fondi con il palo di Punticella, c'era stata un'ottima azione da parte della squadra di casa, dopo quei passaggi aveva trovato solo riuscito a trovare solo Soletto Punticella libero sui 6 metri, che però ha sparato sul palo, la palla poi è ribalzata in campo, non è entrata. Qui Bogliolazzi si oppone con grande esperienza una sala cinesca, Maxim Bogliolazzi, uno degli acquisti più importanti nella campagna estiva della Banca Popolare Fondi. Ancora una volta però azione sprecata in attacco da parte della formazione di casa, il Trieste che giustamente ne approfitta con un doppio vantaggio. Adesso l'opportunità addirittura di portarsi sul più 3 la squadra di Andrea Carpanese. Bracovic, ancora il servo che si appoggia su Giacomo Rovatin, poi fuori Trieste in attacco con fischiato un fallo 9 metri, ma c'è anche la segnalazione di passivo da parte dei direttori di gara. Rovatin, si attiva però qui il passivo, quindi nulla da fare per le speranze di un più 3 per Trieste. E Fondi ora che può riversarsi in attacco e tentare di andare sul meno uno.
Juric dialoga con Luigi Arena, va a vedere Ponticella che pian piano si accinge ad andare sui 6 metri a dar fastidio alla difesa avversaria. Juric perde Benedetto, che taglia tutto la parte centrale del campo. Il tiro qui di Cascone si oppone in maniera egregia Marco Milovanovic, non dire, però rimane in attacco Buric. Ci sono un po' di spazi adesso, Buric il tiro per una volta trova il muro biancorosso. Arena, Buric, De Benedetto, Arena si fa vedere in posizione centrale, la serpentina di Arena che poi ha trovato, ha cercato una conclusione quasi a voler sorprendere il portiere avversario, nulla da fare, Trieste è ripartito, il blocco qui di Ponticella, e Trieste va a guadagnarsi un 9 metri. Sempre 17-15, risultato che sorride a Trieste, ancora una volta, forse sarà la terza o la quarta volta, perché il conto ormai che bisogna cambiare il pallone. Si prenderà tra poco con un 9 metri a favore della formazione in maglia bianca. Quodis battuto in questo momento il fallo. Rovati, Quodis, ora Rovati, si trova il numero 44 di Trieste, prova ancora una volta l'opposizione della difesa di fondi. Trieste in attacco, fermato Quodis, messo giù da Arena. Prende bene qui fuori, non ci sono spazi per Trieste, poi prova la conclusione. La squadra di Carpanese, il fallo commesso su, vediamo di chi si tratta, riusciamo a capire dalla nostra postazione. Comunque il gioco stava proseguendo con la ripartenza di fondi, aveva spiegato tutto in attacco il Trieste. Fondi che riparte in questo momento dopo il fischio della coppia arbitrale. Buric, De Benedetto, entra anche Cascone che va a ricoprire il ruolo di ala sinistra. Cascone, De Benedetto, poi Buric, servito in posizione centrale, Arena per Buric. Il tiro di De Benedetto, la palla termina dentro, si è acceso in un attimo, tiro di De Benedetto, 17-16. Quando sono trascorsi poco più di 12 minuti nel corso di questa ripresa. Gara che vede ormai da tempo andare il Trieste in vantaggio, poi il Fondi recuperare lo svantaggio di meno uno. Ovviamente se dovesse continuare così ci sono tutti i presupposti per far sì che la gara arrivi ad essere giocata punto su punto sino alla fine. Si riprende a giocare con il Trieste in possesso di palla. Rovatin. Bratkovic, Rovatin, Quodis. Rovatin.
Pallone all'indietro scaricato dietro le spalle per Dapiran, che però spara alto qui con una finta. Rova Tina aveva liberato bene il compagno, una buona azione questa di Trieste, peccato che poi non si sia realizzato il migliore dei modi. Ponticella si gira, trova Milanovic che si oppone in maniera fantastica, c'è però anche un 7 metri a favore di Fondi che quindi ha l'opportunità di portarsi sul 17-17, vediamo chi si porta sul punto di battuta. È Piero De Benedetto, sicuramente il migliore in campo dei suoi questa sera. Quindi l'argentino ex River Plate ha l'opportunità di andare a pareggiare i conti, però sbaglia tutto, senza nemmeno una finta. Piero De Benedetto si oppone con la manona destra. Marco Milovanovic, è occasione sprecata qui per Giacinto De Santis, che non è sicuramente soddisfatto di questa opportunità sprecata da parte dei suoi ragazzi. Prova finale indietro per Bratkovic. Quodis il tiro, bella risposta di Valjuvac, un muro e dà ossigeno a Fondi che riparte con De Benedetto, si appoggia su Arena che poi va a liberare Pennacchio con il mancino, la mette dentro Nestor Pennacchio. 17-17, si è riaccesa la gara, si è riacceso Fondi che ha trovato il pareggio dopo una fase di stallo. Adesso però deve difendere anche bene la squadra di De Santis. Qui spara alto Trieste che spreca l'azione in attacco, vediamo però gli arbitri cosa hanno deciso. Sette metri a favore della formazione ospite. Sul punto di battuta si è portato lo sloveno 26enne Adam Bratkovic. Le finte di Bratkovic che poi spara alto, errore ancora anche per Trieste, ennesimo errore anche per Trieste. Spara alto Bratkovic e Fondi adesso deve approfittare di questo errore per portarsi sul più uno. Vediamo cosa si inventerà la squadra di De Santis. Buric, De Benedetto Buric. Fa vedere adesso Arena che prova le finte, Bulic per Pennacchio che vuole liberare il mancino, si appoggia però sul compagno trovato, poi Cascone imbeccato in posizione di ala sinistra. Arena vuole fare dritto da solo e viene fermato, e quindi 9 metri a favore della Banca Popolare Fondi. Sul cronometro arriva il timeout chiamato da Giacinto De Santis. Piccolo spot pubblicitario per noi. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Siamo di nuovo live qui dal Palasport di Fondi per la sfida tra Fondi e Trieste, che vale la quinta giornata di andata del campionato di Serie A Beretta maschile. Fondi che negli ultimi minuti, dopo essere andata doppiamente in svantaggio, è riuscita a recuperare la partita, si è portata sul 17-17 e adesso con il pallone in proprio possesso ha l'opportunità di portarsi sul più uno. Si prende a giocare in questo momento con il Fondi che può attaccare De Benedetto Buric. Arena, De Benedetto Buric, si fa vedere alle sue spalle Ponticella, poi De Benedetto, ancora Arena.
che scarica per Bennacchio, trova la manovra di Milovanovic, buona risposta del portiere 28enne di Trieste. Trieste ora che a sua volta l'opportunità di allungare sul punto. Provati Kodis, ancora Rovatin che non riesce a far passare il pallone per il compagno, poi perde palla anche Fondi, però con De Benedetto che non è riuscito a raccogliere nel migliore dei modi la sfera di gioco. Non si concretizza però l'attacco di Trieste e quindi Fondi è ripartito con Buric. Poteva accelerare forse la squadra di De Santis qui perché c'erano maggiori spazi, così non è stato. Ha provato a ragionare anche in questo caso la formazione di Giacinto De Santis. Fondi sprecona e il risultato rimane invariato sul 17-17. Trieste viene in attacco, Robatin a girare il pallone, la formazione dell'ala barda. Raskovic, Kodis, Robatin, ancora Kodis, si muove sulla linea dei 9 a trovare un compagno, sempre lo sloveno, è un toro impazzito Kodis che aveva trovato anche il gol, c'era stato però un fischio da parte dei direttori di gara, quindi fallo a favore di Trieste già battuto. Bratkovic, Kodis vuole liberare il destro e non ci riesce. Trieste in attacco ma c'è la segnalazione di passive, quindi deve affrettare la conclusione a rete la formazione ospite. E arriva il gol, gran gol qui di Kodis che trova un buon terzo tempo, va a staccare e libera una conclusione forte e violenta che va a trafiggere Maxi Boljuvac. 18-17 più 1 per Trieste e Fondi nuovamente costretta a rincorrere la situazione di svantaggio. Buric, serve Luigi Arena, ancora Buric che dà le indicazioni ai suoi. De Benedetto, Ivan Buric, poi De Benedetto, scarica per Cascone, Buric per De Benedetto, si appoggia su Buric. De Benedetto vuole andare alla conclusione e non ci riesce. Arena poi prova a infilarsi tra le maglie avversarie, si guadagna un 9 metri. Sono i minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo, ne mancano 11 al termine della gara. Ora il Fondi ha l'opportunità di poter gestire nel migliore dei modi questa azione di attacco. Arena, De Benedetto e poi ancora Arena, Buric, Luigi Arena in posizione centrale, taglia le spalle Ponticella, Buric, il tiro di Buric, la palla termina dentro, Ivan Buric va a staccare e a mettere il pallone alle spalle di Milovanovic. 18-18, ristabilita la parità, arriva il timeout chiamato da Andrea Carpanese e noi riandiamo nuovamente con una piccola pubblicità. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Thank you.
time out terminati qui al Palasport di Fondi. Time out l'ultimo chiamato dal coach di Trieste, Andrea Carpanese, che quando poi ha visto il Fondi andare a prendersi il pareggio del 18-18 ha voluto dire qualcosina ai suoi per registrare qualcosa ovviamente a livello sia tattico che difensivo, qualcosina sicuramente l'avrà detta anche De Santis ai propri ragazzi. Ora Trieste che può attaccare, Kodis, ancora il lituano che poi fa tutto da solo con una finta, mette quasi a sedere gli avversari. Di Nardo ha messo centimetri in attacco, adesso centimetri e qualità e sostanza. Carpanese, bella azione qui di Trieste che trova una bellissima rete al volo con Disintin. Quindi nuovamente sul meno uno Arena De Benedetto. Arena, circolazione palla della formazione di casa. Ponticella, Arena, Bulic. Provo a replicare la stessa azione di Trieste, poi il gol del numero 14 con Italia Zandirati, 19-19, ristabilito il punteggio di parità. È entrato Rovatin nel frattempo tra le file di Trieste in posizione centrale. Rovatin che viene servito in questo preciso istante. Kuodis, Rovatin, Bratkovic che libera il mancino, trova la bella posizione di Voljovac, può ripartire Fondi. Zanghirati ha tutto chiuso davanti a lui, quindi preferisce appoggiarsi dall'altra parte su Piero De Benedetto. Adesso però è ripiegata in difesa Trieste e quindi Fondi è costretto a ragionare e a pensare come andare nel migliore dei modi a finalizzare questa azione di attacco. Buric, Cascone, De Benedetto che dialoga con Luigi Arena, poi Ivan Bulic, ancora Arena, si muovono molto adesso i giocatori di Giacinto De Santis. Bulic, De Benedetto, ancora per Bulic, il tiro di Bulic ha trovato anche un buon pertugio dove infilarsi il numero 44 di Fondi, era andato anche alla conclusione. C'era stato però un fischio chiamato prima da parte dei direttori di gara. Ancora una volta chiamato l'intervento dello spazzolone e quindi tarda la ripresa del gioco. Due squadre che questa sera vogliono centrare entrambe una vittoria, vogliono conquistare tutte e due i due punti. Per Fondi si tratterebbe dei primi due punti della stagione dopo aver fatto registrare 4 sconfitte nelle prime 4 uscite stagionali. Trieste invece è giunto a questo appuntamento con 2 vittorie e 2 pareggi a proprio favore, 2 punti raccolti. Qui gol di Fondi con Zanghirati che trova il vantaggio dei suoi, 20-19. E ci deve credere la squadra di casa, ci deve credere la squadra della classifica, ovviamente per prendere fiducia. Il campionato che quest'anno, lo sappiamo, sarà molto lungo, si concluderà il 2 giugno. Settimana prossima ci saranno anche dei turni infrasettimanali che per quanto riguarda il Fondi
ed è impegnato con la formazione rosso-blu qui al Palasport con Cosina. Trieste infine spiegherà al Palacarpola il Pestano. Trieste e Pestano si giocherà alle ore 19.30 mentre con di Siena alle ore 20. Torniamo però al match con il Trieste che è in attacco. Codis ha provato a liberarsi ad andare al tiro, è stato fermato però da Cascone e i direttori di gara hanno giustamente fischiato un 9 metri a favore della squadra ospite. Rovatin prova a fare tutto da solo, spara però sulle manone di Boljubac. Rispondi a opportunità di portarsi sul B2, non deve giocare con tutta la calma del mondo, la formazione verso il B2 si vede anche dagli stretti scambi di parole che si stanno passando. Conticella, Volice e Benedetto, proprio Conticella a servire Arena, poi Volice e Benedetto all'indietro per Cascone. Non ci sono mancini però da quella parte per Fondi perché Pennacchio è in panchina e quindi aspetta di piegare all'indietro per la conclusione. Fondi come in questo caso con Arena, palla che termina alta e azione sprecata per la formazione di casa. Trieste in attacco, tutto annullato però perché il pallone era terminato fuori e quindi ci sarà una ripresa a favore del Fondi. De Benedetto in difesa, schierata tutta in difesa, la palla mano Trieste, quindi deve riuscire a scardinarla per andare sul più due. Buric a chiamare lo schema di attacco, Cascone in posizione di terzino destro, si scambia poi di posizione con De Benedetto, ancora De Benedetto per Buric che trova lo spazio. Bella parata di Milovanovic con la manona sinistra, dice di no al croato numero 44 di Fondi. Il tiro poi di Trieste con Capiran che però trova l'ottima posizione anche di Mario Vazzi. Due portieri di entrambe le formazioni questa sera veramente hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, tra i migliori in campo sicuramente. Maxim Boljubac tra i pari di Fondi e Marco Milovanovic tra i pari di Trieste. Una partita giocata, combattuta e che ha ancora molto da offrire questi ultimi 4 minuti. Cascone, Vulic, Arena, Vulic, sempre Cascone. Conticella viene ignorato sui 6 metri, si prova qui con una scossa mano che è caduta, vince Arena, palla che termina fuori. Sarà un 9 metri fischiato a favore di Fondi. Una volta si attarda la ripresa del gioco per l'ennesimo intervento dello spazzolone sul 40-20 del Palasport. Chiediamo la Santa Maria di Fondi. Aspettate il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento e quindi può ripartire l'azione, può ripartire la banca popolare con il pallone in proprio possesso. Arena, De Benedetto, Buric a servire ancora De Benedetto che scarica all'indietro per Francesco Cascone. De Benedetto ancora per Cascone, il destro di Cascone, trova la gamba di Milovanovic ma la palla termina comunque in rete. Si porta sul 21-19, doppio vantaggio, primo doppio vantaggio per la formazione di Giacinto De Santis nel corso di questa partita, arrivata al 26esimo minuto inoltrato nel secondo tempo.
Pirlo arriva un po' di Pasquale, che forse qui è esagerato, e il Conte rimane in inferiorità numerica. Avete visto la mimetica di Gasconi, di De Santis, scusate, a proprio il giocatore, prima a dire forse potevi attendere un po' di più, c'è stato troppo irruento. Infatti gli arbitri hanno optato per un 2 minuti con di inferiorità numerica. Il tiro qui di Bonis, che trova il muro rosso blu, adesso può respirare. 27 e 20 il cronometro, il palazzetto di fronte comincia a crederci, le vicende legate al Covid-19. Questa sera anche il pubblico del Palasport, che è mancato qui da troppo tempo. Timeout è chiamato da Giacinto De Santis, ancora una volta un breve spot per noi. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Palasport per questo incontro tra Banca Popolare Fondi e Trieste. Rimanete collegati con noi, perché ci sarà sicuramente ancora molto da offrire in questi ultimi 120 secondi, poco più, con i Fondi in vantaggio sul Trieste per 21-19, con l'opportunità adesso con questa azione in attacco di portarsi sul titolo vantaggio, e che arriva con Ivan Mulić, che con il testo va a mettere il pallone alle spalle di Marco Milovanovic. Subito però Trieste sorprende la difesa di Fondi, qui quasi errore di inesperienza della formazione rossoblu, che subito dopo il più 3 si è lasciata sorprendere da questo tiro dalla distanza di Trieste, che quindi si è riportata in un amen sul meno 2. Aveva visto per un attimo Mulić i suoi e i tifosi. Pennacchio con un mancino, taglia l'area, e da guadagnarsi con un fallo. 28:35 sul cronometro, segnalazione di passivo, deve concludere l'azione Fondi. Mulić, il tiro di Mulić, la palla termina dentro, e dovrebbe sul 3 Fondi. 20 a 20 per la formazione di casa, che però adesso si lascia sorprendere dal tiro del numero 13 Massimiliano Di Nardo. 23-21, ultimo minuto da giocare, difende altissimo ovviamente adesso Trieste. Fondi non deve commettere errori, anche se non è facile con una marcatura così alta, così asfissiante. Cercare lo spazio, ha preferito poi però appoggiarsi su Mulić. Arena per Castone, che prova a fare tutto da solo, poi perde il pallone, arriva però un fallo che stava a favore di Fondi. Mancano 30 secondi al termine dell'incontro. Mulić con il destro spara sulle mani di Milovanovic, la palla però termina fuori, rimane in attacco Fondi con Del Benedetto, che si appoggia su Francesco Cascone. Il tiro di Cascone, la palla termina dentro, e poi a mettere in cassaforte questa partita e a prendersi i primi 2 punti stagionali qui al Palasport davanti al proprio pubblico.
termina in questo momento la gara. Il Fondi vince la prima gara, la prima sua gara di questa Serie A Veneta maschile 2020-2021 contro un Trieste che fino a questo momento si è rivelato la squadra più in forma del campionato, l'ha dimostrato anche nel corso della gara, un'ottima condizione fisica e mentale da parte della squadra di Carpanese. Fondi però non ha mollato, è andato nel secondo tempo in svantaggio di meno 2, poi però è stata Arcigna, la formazione di De Santis, a non mollare, a crederci fino alla fine, e poi al termine a concludere con il risultato di più 3, 24-21, ricordiamo quindi con parte Trieste, 24-21, ricordiamo ovviamente prima di chiudere quelli che saranno i prossimi appuntamenti delle due gare, che giocherà infatti mercoledì 7 ottobre, un turno intersettimanale. Trieste sfiderà il Prestano al Palacarbo nella sfida delle 19.30, invece il Fondi sempre qui al Palasport sfiderà la Ego Handball Siena alle ore 20. È tutto qui dal palazzetto dei Fondi, ricordiamo ancora il punteggio. Fondi batte Trieste 24-21, grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto da Vittorio Pannone, buon proseguimento di serata sui canali di Eleven Sports.